a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Games Princess. Io sono Fiona e sono in compagnia di una nostra vecchia conoscenza, non vecchia per l'età perché è giovanissimo. Ciao Paolo Bagnoli, direttore della divisione Xbox per Microsoft Italia. Ciao a tutti e benvenuti all'E3 2017 nello stand di Xbox. Ah sì, infatti mi ero dimenticata di dirvi che siamo all'E3 2017 qui a Los Angeles. Paolo, avete fatto un annuncio importantissimo rispetto alla concorrenza, avete lanciato una nuova console che non si può definire next gen, ma è comunque una console, come avete detto voi stessi, la più potente console che c'è in questo momento sul mercato. Parlami un po' di questa console e perché dovremmo innamorarci o comprarla. Ma diciamo che noi ci siamo già innamorati della nuova console Xbox One X, la nuova arrivata in casa Microsoft, il 40% più potente di qualunque altra console sul mercato ed è in grado di garantire la migliore esperienza in 4K vero, come lo definiamo noi, ai nostri giocatori. Qualunque gioco ovviamente girerà meglio su Xbox One X ed è veramente la console perfetta per avere il massimo delle prestazioni da ogni tipologia di gioco. E anche le dimensioni stupiscono, perché la console è addirittura più piccola rispetto a Xbox One S, che comunque continua a rimanere all'interno della nostra offerta di prodotti e affianca la nuova arrivata Xbox One X. Mi stavo domandando come i giochi diciamo già presenti interagiranno con Xbox One X, a parte avere un nome difficilissimo da pronunciare, mi sarò incartata non so quante volte. Quindi se io ho dei giochi già per la mia vecchia Xbox One o Xbox One S, che tanto sono sempre gli stessi, ci saranno dei giochi solo in esclusiva per Xbox One X, oppure tutti i giochi verranno diciamo distribuiti su tutte le vostre piattaforme? Questo è importante per i giocatori saperlo. È assolutamente molto importante ed è altrettanto importante per Xbox continuare a garantire la compatibilità di tutti i giochi, o meglio la retrocompatibilità di tutti i giochi. Addirittura in conferenza abbiamo parlato di circa 400 giochi per 360 che si possono utilizzare su One, One S e ovviamente anche su X, e addirittura abbiamo annunciato una retrocompatibilità fino alla prima console, quindi qualcosa di veramente incredibile. Avremo tante esclusive ovviamente per la nuova X, ma tutte queste esclusive saranno giocabili anche su S e su One. Quindi comunque cerchiamo sempre di garantire la migliore esperienza di gioco attraverso le varie generazioni di console, i vari modelli di console, in modo tale da proteggere anche l'investimento che gli utenti hanno fatto nelle nostre properties. Quindi mi stai dicendo che il nuovo Forza Motorsport 7 non sarà giocabile esclusivamente su Xbox One X, ma anche sulla One classica o One S, corretto? Assolutamente, darà il meglio delle proprie caratteristiche da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di performance, di potenza, ovviamente di qualità video sulla nuova Xbox One X, ma ovviamente anche su S e su One il gioco sarà tranquillamente fruibile e anzi darà moltissime soddisfazioni agli amanti di questo genere. Parliamo ora di giochi. Oltre Forza Motorsport 7, vediamo se te li ricordi tutti quelli che avete presentato, perlomeno quelli su cui puntate, a parte gli scherzi. Guarda, giustamente come ricordavi tu erano assolutamente tanti e hanno preso grande parte del nostro annuncio, quindi abbiamo fatto vedere 42 giochi con addirittura 22 esclusive, quindi sicuramente è stata la lineup più profonda di sempre che abbiamo fatto vedere a questi tre, proprio dando agli utenti la possibilità di scegliere il gioco che preferiscono all'interno della nostra offerta di prodotti. Per quanto riguarda ai giochi prime parti, ai giochi di casa Microsoft, sicuramente come hai citato tu, Forza Motorsport 7 darà il massimo della qualità 4K. Parlando di 4K ci sarà anche Minecraft, che ovviamente riceverà un nuovo look in alta definizione ed è qualcosa veramente di divertente che poi ti invito a provare, anzi magari andiamo a giocarci insieme a Sea of Thieves, che è assolutamente un'altra esperienza totalmente multiplayer, veramente coinvolgente e divertente. E non ci dimentichiamo State of Decay 2, quindi un'esperienza un pochino più splatter da questo punto di vista, però che ci piace sempre, e Crackdown 3, un gioco che aspettavamo già l'anno scorso, quindi un gioco su cui Microsoft ha lavorato particolarmente, un gioco che è anche molto innovativo da un punto di vista di coinvolgimento della parte cloud in termini di potenza di calcolo. Quindi continuiamo ad innovare non solo da un punto di vista hardware, ma anche da un punto di vista software grazie ai nostri nuovi giochi. Avete aperto le braccia a Nintendo, cioè li state accogliendo a braccia aperte. Spiegami meglio questa cosa. In realtà grazie a Minecraft riusciamo a coinvolgere tantissimi utenti che tutti i giorni giocano a questo titolo e creano un
nuovi mondi su Minecraft, e siamo veramente contenti di questo. Grazie diciamo al nostro nuovo update con Minecraft sarà possibile giocare sia su iOS, quindi su piattaforme mobile come Android ad esempio, iOS che abbiamo appena citato, Windows 10, Xbox, in tutte le piattaforme, e ovviamente, come giustamente ricordavi tu, anche Nintendo, quindi potremo collaborare anche con customer base diciamo diverse da quelle di casa Microsoft. E questa è veramente un'innovazione che mette veramente i giocatori al centro della nostra strategia e va ad ampliare il più possibile quelle che sono le possibilità di creare communities tra i giocatori dello stesso titolo. L'ultima domanda, Paolo, parlami un po' del Natale 2017 che vi aspetta, anche perché immagino che a Games Week presenterete tutto quello di cui mi hai parlato in questo momento. Ma diciamo che per noi sarà un Natale in altissima definizione, quindi sicuramente la nuova X ci darà possibilità di raccontare al meglio quella che è l'esperienza video, l'esperienza audio dei nostri nuovi titoli. Avremo tante collaborazioni con tanti amici che diciamo così ci aiuteranno a raccontare la storia in termini di contenuti video, in termini di giochi sul mercato, in particolar modo durante il periodo natalizio, e sicuramente Games Week sarà il momento in cui tutti gli utenti potranno venire a provare e toccare con mano quella che è l'ultima tecnologia di casa Xbox. Beh, diciamo che anche noi non vediamo l'ora di toccare con mano questa nuova Xbox. Direi che questo video termina qui. Paolo, buon E3 a te e buon E3 a noi che ci tocca sgambettare. Grazie mille e un saluto. Ciao! Ciao!